con un attento cultore delle tradizioni di Procida, Sebastiano Cultrera, questo stamattina in questo splendido presepe della Chiesa Nuova di Procida. La Chiesa Nuova è anche la sede della congrega dell'Immacolata dei Turchini e quindi è anche un posto storico importante dell'isola di Procida ed è dal quale si diparte, cioè si organizza anno per anno la storica processione del Venerdì Santo, che è una dei momenti più importanti sia di partecipazione popolare sia di devozione popolare dell'isola di Procida. Questo è un altro aspetto dell'attività della congrega ed è una cosa che da anni si tramanda, l'arte presepiale che è stata sempre molto sentita nell'isola di Procida, a partire dai bei reperti che anche qua possiamo vedere del presepe dal Settecento napoletano, l'arte dei pastori. Procida era molto legata ed è ancora molto legata a Napoli e soprattutto qui nascono una serie, qui vengono portate, vengono commissionate dall'isola di Procida una serie di opere d'arte che gli artisti napoletani vengono poi a portare qua sull'isola di Procida a costruire per le chiese dell'isola di Procida. Tra quelle cose che vediamo, naturalmente l'opera più straordinaria che c'è in questa chiesa è quella del Cristo morto dell'Antriceni, ma tra le cose che vediamo qua ci sono tante scene di vita vissuta, il presepe poi anche questo, è anche riuscire a calare all'interno di un panorama che dovrebbe essere di una scena che dovrebbe essere di 2000 anni fa, anche tratti della vita di oggi, la vita dell'oggi, di quando è stato fatto il presepe. Possiamo vedere delle cose particolari come per esempio i telai dove si filava, anche perché a Procida era molto viva e vivace la tradizione del lino, del tessere il lino, cosa che poi verrà anche continuata nel momento in cui sarà fatta la rieducazione dei carcerati del bagno penale dell'isola, che è sempre diventato poi una cosa attiva ed operativa. Insomma, una bella finestra per capire meglio le cose sacre e anche profane della nostra isola. Il valore, Sebastiano, di questo Natale? Dice il Papa Francesco che il valore va ritrovato a partire dalle piccole cose, a partire dai piccoli sentimenti. Ma i piccoli sentimenti sono anche quelli poi dell'amore universale. In effetti forse il Natale, sempre riportando le parole del Vescovo di Roma, è stato più distrutto e ridimensionato negli anni passati, da tanti anni passati, dai tempi recenti, dalla dittatura del consumismo, che non da questa fase in cui il Covid ci mantiene tutti quanti all'interno delle nostre case. Forse addirittura può essere un momento di riflessione e di recupero dei valori veri, tra primi quelli della famiglia, dello stare insieme, di avere un poco di attenzione alle persone anche vicine, non per forza che siano lontane di centinaia di chilometri, anche persone vicine che hanno bisogno e che forse recuperando questi valori della solidarietà, dell'amore, della famiglia, dello stare insieme, anche forse di un attimo di silenzio, è un forse il valore del Natale, riusciamo a recuperarlo. Uno dei presepi più belli di Procida è quello ovviamente della congrega dei Turchini in San Tommaso. Con noi il priore della congrega, il comandante Germinario. Che Natale è questo Natale, priore? Natale anomalo, anche se per noi il Natale rappresenta una festa importantissima, perché è un modo di aggregazione dei confratelli. Il giorno del Natale cerchiamo sempre di ritrovarci tutti qui per abbracciarci, per darci gli auguri, per stringerci almeno la mano. Quest'anno penso non sarà possibile fare tutto questo, però ciò nonostante abbiamo comunque noi preparato, come ogni anno, apportando anche delle novità. La prima novità che abbiamo apportato
è appunto questa natività che è ricavata da un... Sono statue del Settecento di cartapesta che io ho recuperato, ho rimesso a posto, l'ho rese un po' presentabile. Io non sono un artista, quindi dovete accontentare di quello che so fare. E, appunto per dare un simbolo di una rinascita della confraternita. E poi c'è il presepe, quello tradizionale, che è dietro, che per anni è stato abbandonato, specialmente negli ultimi 3 anni nella gestione commissariale, e quest'anno abbiamo voluto dargli una ravvivata, diciamo, non proprio una radicale, una trasformazione radicale, ma quantomeno abbiamo tolto i rami secchi e abbiamo fatto rimesso a posto la cascata, eccetera. È una cosa visitabile, apprezzabile specialmente per i più piccoli, che si divertono anche. Per quanto riguarda la sorveglianza, abbiamo messo una telecamera di sorveglianza, perché nel corso degli anni abbiamo perso purtroppo, ahimè, anche dei pastori che hanno portato via. Un po' di tutte le chiese. Priore, siamo alla vigilia di Natale, gli auguri che facciamo ai procidani, agli ischitani, un po' a tutte le persone che ci seguono come Tele Ischia in tutta la Campania, il Basso Lazio, nel Sud Italia. Quale augurio viene da una persona come lei? Io cerco sempre di essere, di pregare perché affinché lo Spirito Santo ci possa illuminare, ci possa dare la grazia prima di tutto della partecipazione a queste funzioni, che non sono soltanto funzioni di tavola, di mangiare, eccetera. Prima di tutto la funzione in chiesa della messa di Natale, della festività, dell'appartenenza a Cristo. La nascita di Cristo è come la nascita di un nostro figlio. Quando nasce un nostro figlio si festeggia e noi siamo figli di Cristo. E in questo modo dobbiamo festeggiare. Poi inviterei tutti i confratelli a venire in congrega, insomma sfidando anche un po' questo periodo di Covid, eccetera. La Chiesa è sanificata, abbiamo preso tutte le precauzioni, tutte le distanze tra interpersonale, tra le persone che verranno qui. Abbiamo fatto la novena dell'Immacolata, fortunatamente è venuta abbastanza fedeli, e speriamo che anche per Natale, Capodanno e Epifania. Un'ultima cosa, avevo concordato io con il padre spirituale che ancora non mi ha dato conferma, la sera dell'ultimo dell'anno volevamo fare una adorazione eucaristica, un'ora di adorazione eucaristica con l'esposizione del Santissimo Sacramento, e ringraziare il Signore che siamo ancora vivi alla fine di questo anno, cantando il Te Deum di ringraziamento e la benedizione eucaristica.